Ben trovati a tutti da Massimiliano Spiriticchio, Antonio De Leonardis e soprattutto dalla nostra Natasha. Esatto. Numero uno. Ben trovati sulle nostre frequenze qui di Radio Speranza. Antonio, finalmente a commentare non una sconfitta ma un pareggio, peraltro contro il Milan, da parte del Pescara. Ti chiedo subito, in vista anche dell'impegno di domenica ad Empoli, qualora si dovesse vincere, ci si può sperare? No, ma credo che la speranza ci debba stare per forza, perché certo la partita è, non va dimenticata, che comunque Pescara ancora davanti sia il Palermo che il Crotone, per cui, però questo credo che sia l'ultima chance, insomma, per continuare a sperare, poi non tanto per salvarsi, ma comunque per sperare che in questo finale possa segnare una svolta clamorosa. Sicuramente è la partita più importante di questo ciclo. È bello che Pescara ci arrivi con questa ottima, buona prestazione con il Milan. Sì, è vero, non è stato un gran Milan, alla fine insomma la squadra rossonera credo che abbia mostrato tutti i suoi difetti che lo stanno portando a disputare un campionato non all'altezza delle sue tradizioni, però è anche vero che Pescara l'ha affrontato a testa alta molto bene, ha avuto la fortuna anche di passare quel autogol, quel clamoroso autogol di Donnarumma, subito ribattezzato Paparumma. Voglio dire, capita, so che insomma più o meno alla sua età ha capito anche a Buffon un infortunio del genere, poi sappiamo la carriera che ha fatto Buffon, che sicuramente non incide sulla qualità e di questo giocatore che insomma sta bruciando tutte le tappe, è il portiere del futuro della nazionale italiana ancora per tantissimi anni, già ha fatto l'esordio contro l'Olanda e niente, a Pescara è andata bene perché su quell'autogol di Paletta, in collaborazione appunto con Donnarumma, ha costruito una partita molto molto buona, in cui finalmente si è rivista una squadra più o meno, cioè quello che non vedevamo all'Adriatico, tra l'altro l'Adriatico strapieno, anche se per me quasi metà era di colore rosso-nero, però quel Pescara che avevamo visto anche per l'ambiente, per tutta la cornice di pubblico, solo all'inizio del campionato, cioè mi ricordo le partite con Napoli e con l'Inter, dove pure la squadra che aveva giocato aveva offerto le prestazioni eccezionali, riuscì a mettere insieme solo un punto, però da allora insomma non si rivedeva questo clima intanto e anche questa partecipazione da parte della squadra. Sono stati importanti a mio avviso anche i ritocchi portati alla formazione, direi finalmente che insomma Zeman ha fatto Zeman, nel senso che ha provato a cambiare un po' le carte in tavola, dando spazio intanto a questo ragazzo giovanissimo Koulibaly, che è veramente una favola eccezionale. Questo ragazzo è arrivato in Italia col barcone, attraversato dalla Francia alla Toscana e poi a Roseto, dove ha trovato la comunità che lo ha assistito, accudito e portato avanti, e adesso sta diventando uno dei giocatori più importanti tra i giovani a livello nazionale. Se continua così in Senegal dovranno fare parecchie collette per vederlo. Sì, esatto, perché in effetti la partita l'ha letto lui stesso, i suoi familiari hanno dovuto fare una colletta per vedere la partita in televisione in diretta. Tra l'altro lui tifoso del Milan. Sì, anche questo in particolare. Però insomma ha fatto un esordio da titolare veramente molto bello, è stata una delle grandi novità di questa squadra. L'altra importante novità credo che sia stata finalmente l'utilizzo di Fiorillo tra i pali. Questo è stato il portiere della promozione, però per tutto il campionato è stato seduto in panchina alle spalle di Bizzarri. Credo che meritasse questa chance, e tra l'altro lui poi sul campo ha dimostrato
di avere, di non essere per niente arrugginito, nel senso lontano oramai da un anno dalle gare ufficiali. È stato anche lui protagonista, tra l'altro con un grande intervento proprio sulla Padula, che nel finale ha un po' messo paura al Pescara. Questo credo che sia stata la fortuna, quella che anche che il Milan non abbia schierato la Padula dall'inizio, perché in questo momento credo che tra lui e Bacca ci sia enorme differenza, anche per il temperamento, per come interpreta la gara la Padula. Abbiamo rivisto in quei 10 minuti la Padula che conoscevamo, è sempre molto insidioso, cattivo in mezzo all'area e pronto a sfruttare qualsiasi situazione. È venuto fuori un pari, tra l'altro c'è stato anche un gol annullato a Benali per questione di centimetri, altrimenti magari il Pescara avrebbe potuto far festa. Comunque questo rinnovamento della squadra, accompagnato anche dalla ripresa di quella che è la vecchia guardia, non a caso nel momento in cui la squadra ha ritrovato un po' di equilibrio, sono rispuntati i valori importanti che conoscevamo, ovvero Benali, Zampano, Mucciai, lo stesso Caprari, che sono un po' l'ossatura forte di questa squadra che non a caso l'anno scorso aveva vinto alla grande il campionato di Serie B. Quindi tra l'altro è venuta questa prestazione alla vigilia di quella, appunto, come dicevamo prima, dell'incontro più importante di questo finale di campionato, ovvero con l'Empoli, che è sempre lì, non si muove di un passo, finora è sembrato quasi un miraggio, cioè il miraggio salvezza è questo Empoli che lo vedi vicino e poi però non riesci a prenderlo, perché sembra quasi che non esiste, insomma. Però adesso c'è stato questo piccolissimo passo avanti e in più la possibilità di giocarsi una chance importante nella gara di sabato in Toscana con l'Empoli. Ricordiamo che i guai del Pescara credo cominciarono proprio una gara di andata, quello 0-4 subito in casa, tra l'altro dopo una bella prestazione fornita dalla squadra a San Siro proprio contro il Milan, e quella fu a mio avviso la partita della svolta negativa, perché da allora in poi il Pescara non si è più ripreso, è stato sempre più, man mano che andava avanti, prigioniero delle sue paure, delle sue incertezze, piuttosto che deciso a fare il suo gioco, e la situazione è quella che conosciamo. Impresa direi disperata ancora oggi, però insomma quantomeno c'è questa possibilità di provarci, e credo che questa la squadra lo possa fare, tenendo conto, insomma, che anche tra le altre due, insomma, il Palermo è caduto in casa contro il Cagliari, anche questo abbastanza inatteso, però dall'altra parte c'è stata l'impresa del Crotone a Verona con il Chievo, che insomma ha portato in questo momento tra le tre pericolanti la pole position, spetta di diritto al Crotone, che però prossimo turno affronterà in casa l'Inter, che magari non sarà in un gran momento come ha dimostrato con la Sampdoria, però è sempre uno squadrone che ha ancora degli obiettivi importanti, quello cioè di trovare posti in Europa. Una squadra come l'Inter non può rinunciare a una competizione del genere, quindi sarà una partita dura pure per il Crotone. Invece, per quanto riguarda appunto gli squadroni, come li hai chiamati adesso tu, sì, Juventus e Lazio saranno protagoniste della finale di una Coppa Italia che ha ritrovato, a dire di molti, finalmente centralità nel panorama calcistico nazionale. Sì, purtroppo lo trova solo nella fase finale, perché insomma secondo me è strutturato male, perché i primi turni vedono praticamente le squadre di Serie A aspettare le altre, e poi c'è una fase di eliminatoria in cui è sempre avvantaggiata la squadra della massima serie, perché si gioca a gara unica sul campo della squadra più forte, però poi nel finale, adesso questo finale anche con partite di grande cartello, cioè voglio dire Roma-Lazio da una parte e Juve-Napoli dall'altra, ha ritrovato grandissimo interesse, come anche sul piano tecnico. La sfida tra l'altro tra Napoli e Juve è arrivata poi 3 giorni dopo quella che era stata la sfida di campionato,
lì era finito in pareggio con una bella prova del Napoli e la Juve che ha pensato soprattutto a contenere, perché in questo momento il vantaggio che ha, quello di 6 punti sulla seconda, può dargli un po' di tranquillità. La gara di ieri vedeva la Juve in vantaggio dopo aver vinto 3-1 l'andata, anche qui in notevole vantaggio anche sul piano morale, tra l'altro ha trovato subito il gol con Higuain, il giocatore in questo momento più odiato dalla tifoseria napoletana, che non solo ha segnato quel gol ma ne ha fatto pure un altro, e alla fine il 3-2 che ha premiato giustamente il Napoli perché ha giocato sicuramente meglio, ha comunque permesso alla Juve di accedere alla finale, che è uno degli obiettivi di questa squadra di Allegri, che sta giocando su 3 fronti ad altissimo livello, quindi si farà la finale di Coppa Italia con la Lazio. Tra l'altro bisognerà vedere per la data se la Juve andrà avanti in Champion, quindi la finale potrebbe slittare all'inizio di giugno, quindi è tutto da vedere, proprio perché la Juve è in corsa, a parte lo scudetto che insomma sta provando a compiere un'altra grandissima impresa, quello del sesto scudetto consecutivo, e poi c'è questo impegno in Champion che la vedrà opposta al Barcellona che ieri tra l'altro ha giocato anche il Barcellona in campionato, ha chiuso col Siviglia in una mezz'oretta, era sul 3-0 con un eccezionale Messi, anche Suarez che ha fatto un gol in rovesciata, insomma è uno squadrone, è un impegno severissimo. Tra l'altro le 2 partite non è facile, perché abbiamo visto quello che è successo al Paris Saint Germain, al quale non sono bastati 3 gol di vantaggio per passare il turno, perché poi c'è stata quella incredibile rimonta del Barcellona al Camp Nou. Ecco, insomma, in vista di questa partita contro il Barcellona è difficilissimo ovviamente fare previsioni, ma su quali punti di forza può puntare la Juventus? Ma guarda, intanto a questa difesa collaudatissima, ma in più in questi ultimi mesi la scelta di Allegri anche sul piano tattico, questo 4-2-3-1 che dà alla squadra anche un notevole tasso di qualità sul piano del gioco, schierando Pjanic a centrocampo e davanti a una forza notevole contro Cuadrado, Dybala, Mandzukic, Higuain, per cui una squadra che può giocarsela a mettere paura anche al Barcellona, quindi è una partita a mio avviso, questa è veramente la Juve più forte della gestione Allegri, che ha, soprattutto è cresciuta anche sul piano mentale, quindi a livello internazionale credo che possa recitare un ruolo di primo piano come lo sta facendo finora. Insomma, il percorso della Juve è stato un percorso netto finora, quello di essere arrivata ai quarti e adesso può giocarsela alla fine sono sì. Il sorteggio ti mette di fronte a una delle squadre più forti, però è difficile trovare delle squadre più deboli, insomma, voglio dire, se giusto è Leicester, che pure insomma, dopo questo incredibile esonero di Ranieri ha ripreso a correre sia in campionato che in Europa, e quindi magari poteva essere anche quella una trappola per qualsiasi squadra, quindi c'è da giocarsela. Io sono per la Juve, sono abbastanza ottimista, perché tra l'altro stimo tantissimo Max Allegri, che sta facendo un lavoro eccezionale. Non è facile, perché tra l'altro dovendo gestire una rosa molto ampia, in cui tra l'altro ieri per esempio ha operato un turnover di 6-7 giocatori rispetto alla gara precedente, quindi tenere sempre in partita, in campana tutta la rosa non è un'impresa facile. Lui ci sta riuscendo veramente in maniera eccezionale, dimostrando tutta la sua bravura. Ecco, invece venendo al calcio a 5, c'è stata qui una decisione, diciamo, federale, che ha un po' sfavorito il Pescara, un'applicazione troppo del regolamento, si direbbe dura lex sed lex in latino, no? Sì, l'unica cosa che questa storia si trascina dall'inizio del campionato,
viene risolta in maniera definitiva a due turni dalla fine, cioè la partita con la Lazio, quella che in cui Pescara aveva avuto la vittoria, adesso gli è stata tolta per la posizione irregolare di un giocatore dell'Under 21 che appunto aveva una squalifica risalente al campionato Under 21 l'anno prima. È stata una leggerezza sicuramente della società, però su questo si è creato questo caso. Ripeto, risolto direi con una perdita di tempo notevole, perché ne va del campionato, può anche essere irregolare sotto questo aspetto. La fortuna del Pescara, che comunque la fortuna, la bravura, è quella di aver accumulato un vantaggio notevole, quindi non è ancora matematico il primo posto, però gli manca pochissimo. E quindi insomma ci possiamo davvero ben sperare. Sì. E il sogno è sempre quello di una finale tutta abruzzese, ma sì, resta anche se appunto c'è questo ostacolo durissimo che è costituito dalla Luparense, che ha dimostrato proprio nella finale di Coppa Italia quale sia il suo valore. È una squadra fortissima, tra l'altro abituata a giocare a questi livelli, è da anni all'avanguardia nel campionato di calcio a 5, per cui sarà un'impresa riuscire magari a togliere di scena la Luparense prima della finale, insomma, vediamo a chi capita, però insomma in questo momento sicuramente le squadre favorite sono Pescara e Luparense, e l'Acque Sapone può essere la grande sorpresa. Acque Sapone che deve difendersi dal ritorno possibile del Napoli, però anche lì comunque la situazione più... Sì, più a vantaggio dell'Acque Sapone. Tra l'altro la squadra sta in una buona condizione, con Gorvicci ha ripreso diciamo il suo carattere, la sua mentalità, e la squadra ha ripreso a giocare e a riprendere quel posto che le compete nel campionato di calcio a 5, quindi un posto importante, e credo insomma che possa giocarsela fino alla fine. Ecco, da ultimo ti chiedo questo: sono passati ormai 8 anni da quell'evento terribile che ha sconvolto l'Abruzzo, il terremoto. E in questi 8 anni, soprattutto da parte degli sport minori, si sono registrati eventi, ecco, momenti anche di attenzione nei confronti delle persone che sono state colpite. Si può ripartire da qui per fare in modo che lo sport metta sempre in primo piano la sua dimensione sociale? Ma guarda, io credo che la funzione dello sport sia soprattutto questa, e l'ha dimostrata anche non solo per questa terribile sciagura che ha colpito l'Aquila e l'Abruzzo, quindi credo che sia un veicolo importante, e anche questa volta darà una mano, voglio dire, come l'ha dato per far tornare, non dico la normalità perché è impossibile, perché questa è una tragedia che lascia un segno durissimo soprattutto sull'Aquila, ma direi sull'intera regione, però lo sport è un veicolo importante, anche se voglio dire all'Aquila, per quanto riguarda gli sport più seguiti, insomma non è che si navighi nell'oro, voglio dire il rugby non riesce a riprendersi, a ritrovare quella che è stata la sua posizione in passato, l'Aquila Calcio va avanti tra alti e bassi, tra l'altro con esonero di allenatori, direttori sportivi, insomma non è un bel momento, però il vantaggio c'è stato che intanto in questo periodo è stato costruito il nuovo stadio, il nuovo campo, e anche questo credo che sia un passo avanti soprattutto per far tornare quasi nella normalità quello che è stato, portandosi dietro i segni di questa terribile sciagura. E allora Antonio, noi tra 7 giorni saremo qui, speriamo a commentare altri fatti positivi. Insomma, quantomeno che a commentare che insomma la campionata del Pescara può andare ancora avanti senza con una piccola dose di speranza. E allora da Radio Speranza è tutto, da Massimiliano Spiriticchio, Antonio De Leonardis e dalla nostra Natascia, grazie e alla prossima.